Ciao ragazzi e benvenuti su Gastro Drums. Nel video di oggi voglio parlarvi di Antonio Sanchez, uno dei batteristi più forti e uno dei batteristi più talentuosi viventi che ci siano in questo momento su tutto il pianeta. Antonio Sanchez è un batterista che mi è sempre piaciuto tantissimo, nonostante magari non fosse perfettamente in linea col genere che ascolto di solito, col genere che ascoltavo, eccetera eccetera. Ma secondo me è uno dei batteristi da seguire in generale, sia che si ascolti jazz, sia che si ascolti metal, sia che si ascolti funk, perché riesce a dare spunti a chiunque. Lui, appunto, come vi ho detto, è uno dei batteristi migliori che ci siano sul pianeta in questo momento ed è sicuramente uno dei punti di riferimento più grandi che noi batteristi possiamo avere. Quindi vi voglio parlare di un sacco di cose, vi voglio spiegare un po' come lui concepisce i soli di batteria, ma non solo, tutta la musica, alla sua vita in generale. Quindi partiamo con la sigla e poi dopo vi spiego tutto il resto, vi faccio vedere un po' di cose, vi faccio vedere un po' di video suoi. Sanchez è un batterista messicano che poi si è trasferito ovviamente in America ed è classe 1971, quindi un batterista abbastanza giovane e nonostante questo già ha fatto di tutto nella sua carriera, ha suonato con tantissimi artisti super famosi. Tra gli artisti che tutti sappiamo, il più famoso, diciamo, con cui ha suonato e con cui suona ancora è Pat Metheny. Ha suonato con il Pat Metheny Group, con la Unity Band, con un sacco di band famose. Poi ovviamente qui sotto vi lascerò un po' di album, un po' di link da andare ad ascoltare, da andare ad acquistare se ne avete voglia, così almeno avete un quadro generale di Antonio Sanchez. E non solo, in realtà vi lascio anche un album super figo che è il suo album solista, che però non sembra neanche l'album di un batterista perché alla fine è un album di un musicista. Lui è un musicista completo, l'album si chiama Migration e la sua band si chiama proprio Migration Band, quindi vi lascio anche questo qui sotto, andate ad ascoltarlo perché ci sono un sacco di robe, è tutto bello quell'album, è tutto bello. Come vi ho detto, oggi vi voglio spiegare un po' la sua idea di musica, la sua idea di soli di batteria, perché comunque i suoi soli di batteria, il suo modo di fraseggiare la batteria sono state una delle cose che l'hanno reso così famoso, che l'hanno reso così importante per la batteria mondiale. Quindi oltre a questo non ve l'ho detto, però ve lo dico adesso, di iscrivervi al canale, di andare sui miei social, Instagram e Facebook, ma più che altro la roba interessante che mi interessa veramente è quella di sapere cosa ne pensate di Antonio Sanchez, se lo conoscete. Ovviamente se conoscete questo batterista fatemi sapere già subito, scrivete già subito un commento dove mi dite cosa ne pensate, cosa è stato per voi, se avete qualche album preferito, se avete qualche video preferito, eccetera eccetera eccetera. Oppure se non lo conoscete scrivetemelo a fine video. Oggi vi farò vedere un po' di video suoi, un po' di spezzoni di video mentre vi spiego le cose, quindi mi interessa che mi diciate alla fine di questo video, anche se non conoscevate Antonio Sanchez, cosa ne pensate di questo batterista. Poi ovviamente se non lo conoscete, io consiglio a ognuno di voi di andare ad ascoltarselo un pochettino, di andare a vedere se è un drumming che può piacere, perché come vi ho detto può piacere a tutti e può influenzare tutti, anche se il vostro batterista preferito e il vostro modo di suonare è improntato per il power metal, Antonio Sanchez può darvi ugualmente un po' di spunti, quindi dateci un occhio ai suoi video. La prima cosa di cui vi voglio parlare però non è tanto il fattore tecnico, col fattore della coordinazione, come al solito quello ne parleremo, ma un pochettino più avanti. Però la cosa che veramente mi ha stupito di lui è come concepisce la batteria, ma non solo, come concepisce la musica, come concepisce la vita. Per lui l'importante non è la tecnica, il suono, eccetera eccetera, che per quello li ho lasciati per ultimi, perché quelli sono solo un mezzo per poi riuscire ad esprimersi alla batteria. La cosa sua veramente importante è quella di raccontare qualcosa nel momento in cui suona un solo di batteria, ma nel momento in cui fa un fraseggio in generale, nel momento in cui fa un groove di qualsiasi tipo, raccontare qualcosa, raccontare una storia, dire qualcosa in modo tale che questa storia possa rimanere nella testa, nei cuori di chi lo sta ascoltando. E questo vi dico che non è solo per la questione batteria, ma per la musica e per la vita in generale, perché lui è proprio così. Mi è capitato di vedere un'intervista che tra l'altro consiglio a tutti su Facebook, un'intervista di Ritmo Italiano, che ringrazio per aver fatto questa intervista fantastica,
fantastica. E in questa intervista a un certo punto hanno incominciato a fargli delle domande un po' a caso, perché ovviamente poi la gente che era lì in live ha cominciato a fargli delle domande, e lui ha detto: no ragazzi, aspettate un attimo, io vorrei che questa intervista fosse una storia, quindi partiamo dall'inizio e spieghiamo tutto, poi se dobbiamo rispondere alle domande rispondiamo nel momento giusto per farvi capire com'è stata la mia storia, altrimenti facendo un pezzettino di qua, un pezzettino di là, partiamo dalla fine, poi andiamo all'inizio, poi andiamo a metà, in questo modo si fa confusione. Invece cerchiamo di fare una storia in modo tale che la gente possa capire la mia storia. E questa è la sua concezione fantastica di come suona la batteria, di come pensa un solo di batteria, di come pensa un fraseggio. Io devo partire dall'inizio per poi pian pianino cercare di creare una storia, e non partire poi a un certo punto a ricordarmi che con le mani so fare il rullo a colpi singoli velocissimo, quindi faccio il rullo a colpi singoli velocissimo, poi mi viene in mente quella frase, allora ne faccio un'altra per far vedere che so fare. No, non funziona in questo modo. Ma parto anche solo da un pezzo della batteria, la sua concezione di solo tante volte parte anche magari da un pezzo solo della batteria, magari dal Charleston, magari da un tomo, magari dalla cassa, e pian pianino aumenta. Lui nell'intervista diceva: pensate a parlare, quando parlate normalmente, pensate a un discorso di una qualsiasi persona. Se noi quando suoniamo la batteria passiamo da una cosa all'altra, poi a un'altra, poi facciamo un'altra cosa, è come se parlassimo di una certa cosa, ad esempio, non lo so, di come sono vestito, e poi senza pause a caso così andiamo a parlare di cosa abbiamo mangiato ieri a cena. Poi senza pause a un certo punto, dopo un minuto che parliamo della nostra cena, parlassimo dei film. E quindi non c'entra niente questa cosa. Si può parlare di come siamo vestiti, poi di cosa abbiamo mangiato a cena e poi dei film, però bisogna riuscire a collegare tutte queste cose. Questa è la sua cosa importante, riuscire a collegare il tutto. Se è tutto collegato ed è inteso come una storia, allora funziona tutto perfettamente. Se invece sono cose a caso che ci vengono in mente, allora lì non funziona, la storia non funziona e il solo di batteria non funziona come dovrebbe. Un altro fattore, diciamo così, importantissimo per Antonio Sanchez per il suo drumming è sicuramente la personalità. Lui è uno dei batteristi più personali, con il modo più personale di suonare che conosca forse, e questa sua personalità così grande è sicuramente un punto di forza. Però oltre probabilmente avercela proprio di natura lui nella vita, se l'è anche costruita tantissimo. Lui comunque, se ci pensate, quando sentite un batterista, se conoscete Antonio Sanchez, quando sentite una canzone, quando sentite un solo di batteria, se è Antonio Sanchez ve ne accorgete subito, perché ci sono un po' di idee, un modo di suonare, un modo di stare sul tempo anche sempre abbastanza nervoso, diciamo tra virgolette, che lo caratterizzano tantissimo. Ci sono molti video in cui lui parla di come costruisce alcune cose e come si è costruito nel tempo un parco frasi, diciamo tra virgolette, cioè una serie di frasi sue enorme, e come riesce a crearsi sempre delle cose nuove. In pratica la sua idea è quella di prendere una frase o che si è creato lui o una frase famosa. Lui molto spesso quando spiega questa cosa fa riferimento al lick famosissimo di Max Roach: pa, 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 pa,
pum pum. Quella cosa lì, lui spiega che partendo anche da una cosa molto semplice, tra virgolette, come quella, si possono creare tantissime cose. Possiamo creare alcune cose utilizzando solo quel lick, magari cambiandogli il tempo, oppure utilizzando quel lick e andando a mettergli qualcos'altro di improvvisato o di non improvvisato. Quindi lui dice: parti con qualcosa di molto semplice, parti con qualcosa che sai e creati delle cose diverse, ma comunque restando sempre su quell'idea di lick. Lì, questa è una delle cose, è una cosa difficilissima in realtà da fare, però se partiamo a fare cose molto semplici si può fare, poi pian pianino col tempo si complicano sempre di più le cose. Poi ovviamente non è che dobbiamo sempre fare delle cose complicate per creare delle cose musicali, quindi ogni tanto anche la semplicità può aiutare. Provateci, prendete un lick qualsiasi, un lick che vi piace, un lick significa un insieme di colpi, una ritmica che vi piace o una parte di passaggio, una parte di solo di qualche batterista, prendete solo quella particina lì, dimenticatevi di tutto il resto e provate a creare qualcosa con quella particina. Altra cosa super importante per i suoi soli di batteria sono le domande e le risposte. Nel senso, lui dice sempre che nella musica in generale devono esserci domande e risposte. La figata è che con la batteria noi abbiamo tantissimi timbri, quindi possiamo creare come dei dibattiti tra le persone. Sempre facendo riferimento al brano di Max Roach, c'è sia una domanda sia una risposta. Cioè, se noi pensiamo padum pa, padum pa, padum pa, pa, questa è la domanda, diciamo, e la risposta è pum pum. È proprio come fosse un discorso. Noi possiamo andare anche a crearci dei discorsi e ve lo consiglio perché è una cosa molto molto interessante tra due pezzi della nostra batteria. Ad esempio, provate a fare qualcosa di ritmico sul rullante, poi pensate di rispondere a quella cosa che avete appena fatto sul rullante con qualcosa di ritmico, diciamo, di nuovo, ma sul timpano. Poi passate di nuovo sul rullante, poi sul timpano. Poi andate a fare interagire questi due, poi magari a un certo punto c'è una terza persona che si mischia nella discussione, che potrebbe essere il tomuno. Se la pensate in questo modo qua, vedrete che i vostri soli diventeranno molto 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 più musicali, perché pensate alla gente che vi ascolta. La gente che vi ascolta non avrà una marea di cose subito e dirà: mamma mia, cosa succede? Se invece partiamo con poca roba, poi andiamo ad aggiungere qualcosina, gli diamo un colore in più, andiamo ad aggiungere una cosa al piatto, il Charleston fatto in un certo modo, l'attenzione della gente rimane sempre lì perché gli dai sempre qualcosa di diverso, gli dai sempre qualcosa in più da ascoltare. Quindi questa cosa qua è una cosa molto 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 interessante. L'ultima parte, le ultime parti importanti, fondamentali per i soli e per il fraseggio di Antonio Sanchez sono sicuramente il suono, la tecnica e la coordinazione. Per quanto riguarda il suono, c'è da dire che Antonio Sanchez ha dei suoni non convenzionali, soprattutto se pensiamo al jazz, che alla fine è la cosa che suona di più. Non ha suoni convenzionali perché lui ha un sacco di stacks che si vedono poco nel jazz, ha la batteria accordata abbastanza bassa e di solito nel jazz si fa tante volte il contrario, cioè si cerca di avere molta nota con i vari tamburi, quindi si accorda abbastanza alta la batteria. In più ultimamente usa tre rullanti accordati in modi diversi, quindi ha una vasta scelta di suoni e utilizza tutti i suoni che ha assolutamente. Però poi, a parte proprio il suono di per sé della batteria, la sua concezione di suono è completamente diversa da tantissimi altri batteristi, perché lui va a crearsi anche dei suoni propri, utilizzando ad esempio dei buzz roll un po' dappertutto, dei flam che di solito si usano solamente sul rullante, magari queste cose, questi effetti, lui li va su tutta la batteria, oppure andando a stoppare i piatti in un certo modo, andando a creare ritmiche con questi suoni molto taglienti. Questi sono solo alcuni esempi, ovviamente, del suo drumming, perché poi ci sarebbero milioni di cose da dire. Però il suono per lui è veramente veramente fondamentale. Tante volte pensiamo poco ad avere un bel suono, ma soprattutto un suono nostro, personale, che ci contraddistingue, che comunque è molto difficile. Però dobbiamo fare molto molto caso a questa cosa. Per quanto riguarda la tecnica, invece, ovviamente ha una tecnica pazzesca, ma anche perché lui non deriva dal jazz, deriva dal rock, dalla rock, poi era passato alla fusion, quindi cose molto molto molto
molto tecniche e la tecnica lui l'ha coltivata veramente tantissimo, ma sempre al servizio della musica. Lui fa cose velocissime, fa cose super difficili, però basandosi sempre sulla musica. Della serie, devo fare questa cosa perché è super musicale, mi serve la tecnica, mi serve andare veloce, sì, ok, lo faccio con la tecnica veloce. Non devo andare veloce, non mi serve una gran tecnica, non c'è problema. Cioè, non è che vado a mettergli delle cose per far vedere che sono bravo, che sono veloce, ma penso prima cosa alla musica. Lui è veramente un musicista più che un batterista, cioè prima di essere batterista lui è musicista. Ovviamente poi per quanto riguarda la coordinazione, che lo diciamo a fare, cioè lui, a parte la coordinazione jazz che ha perfettamente, il piatto swing eccetera, lui ha studiato e suona benissimo anche tutta la parte latineggiante, quindi non ha problema di nessun tipo a tenere la clave con la sinistra mentre suona qualsiasi altra cosa con gli altri alti. E in più la figata sua, che come sempre le idee sue vincono, è che questa cosa della clave lui riesce anche ad utilizzare magari in altri contesti, quando deve andare magari a fare un solo di batteria jazz. Comunque lui a un certo punto, per, come vi dicevo prima, continuare il discorso e portare la gente magari da un'altra parte, mette la clave in un certo modo, in un certo stile eccetera, però riesce a dire: io sono questa cosa qua, so fare questa cosa qua, il mio batterismo è questo e quindi ve lo faccio vedere, anche se magari la clave non ci sta come genere. Però, come vi dicevo prima, il suo modo di suonare, la sua figata non è quella di dire: ok, io sto suonando questa cosa e quindi devo suonarla in un certo modo. Quello sicuramente deve, bisogna suonarla bene, ma lui vuole dire: io sto suonando la musica, ma io sto suonando la musica, quindi devo dire che cosa sono io. La musica è il mio mezzo per spiegare quello che voglio trasmettere io, quello che voglio dire io. Quindi non si dà paletti particolari, non è che se il jazz si fa in quel modo lì lui deve farlo in quel modo lì, lui deve farlo a suo modo per far arrivare alla gente che lo sta ascoltando il suo messaggio, diciamo, o comunque il suo messaggio insieme al messaggio di tutta la band. Quindi ragazzi, il video può finire qua. Io spero vi sia piaciuto questo video, spero vi sia rimasto qualcosa di Antonio Sanchez. Beh, Antonio Sanchez, ma più che di lui, che poi ovviamente lui potete andare a vedervelo nei video e capire che cosa fa eccetera, mi piacerebbe che vi fosse rimasto qualcosa del suo modo di intendere la batteria, del suo modo di intendere i soli di batteria, il fraseggio in generale, ma poi tutto. E lui intende così proprio la musica, la vita, come vi ho detto. È una cosa molto importante, perché comunque il suo modo di intendere la musica funziona anche nella vita reale, perché se noi riusciamo a creare dei discorsi in cui non passiamo da una parte all'altra in base a quello che ci viene in mente, ma cerchiamo di creare una storia, diventa tutto più interessante quello che diciamo, perché lo contestualizziamo in un certo modo, perché passiamo magari da un discorso all'altro in un altro modo. So che ovviamente non è una cosa facile, non è una cosa
facile per niente alla batteria, ma bisogna cercare pian pianino di pensare meno alla tecnica, meno a quello che si fa, ma pensare di più a cosa si fa. Ve lo dico molto spesso, non è tanto importante come lo si fa, ma è importante cosa si fa. La tecnica, il suono, la coordinazione, tutte queste cose, come vi ho spiegato anche nel video di oggi, devono essere solo il mezzo per riuscire a creare qualcosa di musicale, qualcosa di bello, qualcosa che rimanga nella testa della gente. Perché è vero che magari super numeri pazzeschi ti fanno dire ok, quel batterista è velocissimo, però oltre quello, nella musica, per la musica soprattutto, con questo non voglio però dire che sia sbagliato, perché esistono vari tipi di batteristi. Quindi se un batterista deve andare veloce perché suona un genere in cui bisogna andare veloce, allora non è che deve dire ah no, io faccio le cosine musicali, no, perché non ci starebbe all'interno della musica. Però questa cosa di essere musicali, secondo me, funziona in tutti i generi, come vi dicevo, perché nel momento in cui anche si fa una cosa in un certo genere, bisogna riuscire a confrontarsi con quel genere e dire ok, questo genere vuole questo, come faccio a suonare questa cosa qua ma in maniera più musicale? E magari potrebbero venirvi in mente delle cose nuove, e quindi in questo caso potrebbe aiutarvi proprio la concezione della batteria di Antonio Sanchez. Comunque, oltre questo, io direi che posso anche salutarvi qui, il video è già durato abbastanza. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di Antonio Sanchez, cosa ne pensate del video, e se volete altri video in cui vi parlo in questo modo e vi faccio vedere un po' di video di batteristi, e basta. Quindi direi che, oltre a ricordare di iscrivervi al canale, clicca sulla campanellina se ancora non l'avete fatto, io vi ricorderei di spegnere YouTube, niente devo dire di adesso. Quindi basta ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, ciao.